Benvenuti a un nuovo appuntamento con 10 la notizia. Oggi parleremo di ambiente, parleremo del Parco del Matese, delle possibilità di rilancio che il parco potrà dare a questo territorio e della trasformazione del parco da parco regionale a parco nazionale. Di tutto questo ne parleremo con due ospiti che amano questo territorio, che conoscono le possibilità di sviluppo e che sempre hanno in qualche modo affrontato il tema in termini critici, non sempre in termini critici, ma particolarmente in termini propositivi, con delle precise soluzioni. Bene, rieccoci in studio dopo la sigla per presentarvi immediatamente gli ospiti. Con noi il presidente dell'associazione Matese in Movimento, che è appena nata, ha già suscitato molto interesse, il dottor Milo, benvenuto. Sì. E il professor Michelangelo Raccio, docente di Management di Economia e dell'Ambiente presso l'Università degli Studi della Campania, Luigi Mamitelli, che ha appena pubblicato un libro dal titolo Management ed Economia dell'Ambiente per lo Sviluppo Sostenibile, edito da MR Editori. Benvenuto professore. Buonasera a lei e ai telespettatori. Allora, nella sua pubblicazione ha affrontato concetti come lo sfruttamento ottimale delle risorse naturali, come si possono sfruttare al meglio su questo territorio in particolare. Ma le risorse naturali bisogna cominciare a considerarle un capitale, e infatti viene chiamato capitale naturale, che insieme al capitale economico e al capitale umano rappresentano i tre elementi del capitale. Quindi già il fatto che sia considerato un capitale, la risorsa naturale, già presuppone la possibilità di uno sviluppo, che il capitale, ce lo dicevano già agli albori dello sviluppo industriale, il capitale e il lavoro sono gli elementi fondamentali per qualsiasi sviluppo economico. Ora, come possono le risorse diventare volano di sviluppo economico? Essendo capitale, possono essere, come dire, il substrato per poter diventare sviluppo economico. Ecco come le risorse naturali possono essere fautrici dello sviluppo economico, come un capitale qualsiasi, capitale naturale in questo caso. Nel Parco del Matese abbiamo la stessa possibilità, che è quella di utilizzare le nostre risorse naturali, che possono diventare un elemento di sviluppo di un'intera area. L'esempio tipico è questo, no? Il capitale naturale tu lo puoi vedere, andiamo proprio nel concreto, no? Nelle nostre faggete, la cipresiera di Fonte Greca, faccio degli esempi, il lago di Miralago, Bocca della Selva, sono tutti elementi, perché il capitale naturale è formato da flora, fauna, specie, animali, ittiche, eccetera, e anche i prodotti che derivano da tutti questi, quindi la biodiversità e i prodotti che derivano dalla biodiversità. Volevo invece chiedere, Matese in Movimento, la sua associazione, perché questo titolo e perché questa esigenza? Ma innanzitutto grazie per l'invito. Matese in Movimento nasce per iniziativa di un gruppo di amici nel pieno della pandemia, proprio perché vuole affrontare nella sua attività più legata al sociale, alla cultura, tutta una serie di iniziative che possono animare un dibattito attorno a quelle che sono le reali esigenze delle aree interne, che ormai da qualche anno purtroppo sono un po' lasciate a se stesse, nonostante ci siano state tutta una serie di iniziative legislative sia a livello nazionale che regionale, che però non hanno interessato direttamente questi territori. Ed ecco perché la volontà di mettere insieme un po' di necessità comuni che fanno parte della quotidianità, per cercare di così alzare un po' il livello del ragionamento e cercare di portare così il proprio contributo per sviluppare in modo
definitivo queste aree che sono, un po' ancora molto marginalizzate. Dottore Raccio, come nasce il suo lavoro che ha appena pubblicato? Lo facciamo vedere la regia se è pronta di guardarlo un attimo. E soprattutto quali le finalità? Il libro nasce dalla ricerca scientifica, il risultato di ricerca scientifica che normalmente viene svolta nelle nostre università. Ed è afferente alla materia di studio che è l'economia e dell'economia ambientale. Quello che di particolare possiamo dire è questo, che durante la scrittura del testo mi sono accorto che alcuni elementi avevano, come dire, necessità di carattere divulgativo più che scientifico. E quindi ho dato un taglio, come dire, appunto più divulgativo al testo, in modo tale da far arrivare questi concetti, il concetto dello sviluppo sostenibile, dell'economia Dove ci arriviamo? ambientale, verso, un pubblico più ampio che non sia la comunità scientifica, in modo tale da poter dare anche questo input innanzitutto al territorio, e vi ringrazio dell'invito, ma soprattutto a tutto il sistema nazionale che si può occupare di queste problematiche. Quindi non è soltanto una questione legata a un determinato territorio, è una questione legata all'intera nazione, ma all'intero pianeta. Tutti abbiamo qualcosa da poter dare per migliorare il nostro Può ambiente. spiegarci a noi, a me inizialmente, ai nostri telespettatori, che cos'è in sintesi? In maniera semplice possiamo dire che lo sviluppo sostenibile è la possibilità di avere le stesse opportunità di sviluppo per le generazioni presenti e per le generazioni future. Questo è lo sviluppo sostenibile. Quindi noi non dobbiamo, attraverso uno sviluppo attuale, andare a inficiare lo sviluppo delle future generazioni. È sostenibile quando questo sviluppo consente sia alle generazioni presenti che alle generazioni future di potersi sviluppare e di poter vivere nel benessere, che è un altro concetto molto importante a livello di economia. Ecco, volevo fare una domanda ad entrambi. Secondo voi quando si arriverà al Parco nazionale? Visto che si parla da tempo, però. Partiamo da questo presupposto, che i ritardi istituzionali, così, senza voler, andare nel merito, perché correremo sempre il rischio di sfociare con dei momenti di Polemica, magari. polemica. Parco regionale del Matese e la legge del 93, l'agenda del 93, ha poi visto la luce il Parco regionale nel 2002, quindi dopo 10 anni. Da quel momento fino alla nascita, oppure all'avvio del Parco Nazionale del Matese, che è stato, istituito nel 2017, quindi dal 93 al 2017, abbiamo assistito solamente ad un'attività molto limitata di quello che praticamente deve significare un parco, in questo caso regionale, per tutta una serie di fattori che chiaramente poi col tempo, volendo, potremmo approfondire. Certo è che praticamente sono state introdotte tutta una serie di norme che praticamente hanno limitato molto quelle che sono, le possibilità di crescita dell'economia in quest'area. 2017, istituzione del parco, noi siamo arrivati al 2021, ad oggi il parco, sempre per una serie di ritardi, che in questo caso voglio dire sono legati sicuramente a due momenti, quello regionale campano e quello regionale molisano, perché in questo caso il parco nazionale abbraccia anche il Matese e Molisano, di fatto stentano ancora tutt'oggi a far decollare il parco perché non riescono a definire la perimetrazione definitiva, la zonizzazione e non solo. Cioè, come dire, è già difficile mettere una sola regione, farla ragionare, adesso con due Adesso regioni diventa quello rimane.
E quindi diciamo, i tempi, eccoli qua. Professore Raccio, secondo lei sarà positivo e quali sono eventualmente i vantaggi se si passa dal regionale al nazionale? Beh, allora, in primo luogo sono rimasto affascinato dalla capacità di riuscire a schivare tutte le bordate da parte del dottor Milo, con le sue capacità di political correct, no? E va bene così. In effetti su questo vorrei anch'io dire il mio pensiero, nel senso che in effetti è come diceva lui, no? E come diceva anche lei. Purtroppo in alcune circostanze avere troppi decisori è negativo, non è positivo. Il dibattito, tutto ciò che serve è sempre ben accolto, però poi quando bisogna arrivare alle decisioni, bisogna arrivare alle decisioni, forse è meglio fare che la politica faccia un passo indietro in alcune circostanze e dia la possibilità poi di poter sfogare quelle che sono le necessità di un territorio. 20 anni è troppo. Troppo davvero. È troppo, cioè non c'è scusa per niente. Ma diciamo che alla fine la politica è determinante nelle strategie, ma non credete che certe volte è proprio la politica che non riesce a gestire bene e quindi frena il tutto? Beh, questa è un'altra. La politica è uno degli stakeholders, no? Cioè una delle parti in causa per lo sviluppo di un territorio. Però noi sappiamo anche che i politici vengono scelti è la democrazia, no? Dai popoli, dalle popolazioni, dai cittadini. Quindi possiamo avere, e in base anche all'offerta politica, perché non tutti fanno i politici e non tutti vogliono fare i politici. Quindi in base all'offerta il cittadino sceglie. E quindi potrai avere Diciamo l'offerta che gli viene che proposta gli da viene qualche proposta. parte. No? Diciamo E quindi il che cittadino sceglie in base. E quindi a questo punto tu potrai avere il politico capace, intelligente, il politico esperto, il politico purtroppo un po' più si così, improvvisa che magari. si improvvisa e via discorrendo. E questo fa parte del gioco democratico, però può cominciare a diventare un problema. Io voglio spezzare una lancia a favore delle associazioni che sono sul territorio, degli operatori economici che sono sul territorio, che sono quelli che sviluppano veramente l'economia di un settore. Pochi giorni fa c'è stata una querela perché da parte di un politico c'era stata una situazione veramente paradossale, no? Da parte di un territorio che non è nemmeno afferente Su all'area. Bocca della Selva, Sì, su ma Bocca della Selva. ne parleremo subito. E quindi è chiaro che le associazioni che lavorano per il territorio, come anche la neonata associazione del dottor Milo, come tutte le associazioni, come tutti gli operatori economici, si sentano un po' bistrattati, dice, ma noi lavoriamo per il territorio e arriva qualcuno che ha poca dimestichezza, perché di solito i politici si vanno ad avventurare su sentieri spesso sconosciuti alle loro capacità. E questo è un male per la politica in primo luogo. Quindi ci vuole prudenza, ci vuole costanza, ma soprattutto ci vuole decisione dei ruoli. Ognuno deve fare la propria parte nella maniera più giusta. Capisco che le luci della ribalta piacciono a tutti, ed è un monito che faccio prima a me stesso e poi a tutti quanti. Però non è che per avere un po' di ribalta poi ribalti. Ecco, Esatto, e un po' questo. si frena E lì. si frena lo sviluppo. Tormilo, su questa domanda lei che cosa ci vuole dire? Meno politica dovrebbe esserci, Ma forse. diciamo la politica è necessaria ed è indispensabile, però io credo che esiste, come diceva il dottor Raccio prima, la buona politica e non la cattiva politica. La politica forse è distratta. E la buona politica deve sforzarsi praticamente di superare diciamo, tutta una serie di egoismi che si porta dietro e la dimostrazione qual è? Che noi come associazione uno dei primi passi che stiamo muovendo è quello di cercare di far rivisitare quelle che sono state le aree pilota individuate dalla strategia nazionale all'interno a livello nazionale perché un caso anomalo proprio nei fatti, in Campania l'unica provincia che praticamente è stata
esautorata, non avendo nessuna area di rodo individuata, è la provincia di Caserta, in tutti e tre gli areali del Monte Maggiore, Monte Santa Croce e del Matese. Nonostante, in modo particolare, del Matese avesse tutte le caratteristiche similari alle aree individuate. Poi qui c'è l'elemento ancora più diciamo di disagio, che è quello che, parlando dell'area del Matese, il versante molisano e il versante beneventano del Matese hanno entrambi le loro aree pilota. E questo si ricollega a quello che dicevamo prima. Perché questo è successo? C'è stata una distrazione della politica o c'è stata una volontà della politica? Questo noi non ci è dato sapere. Il fatto è che però il problema è questo. E noi, proprio alla luce di questo, innanzitutto dobbiamo prendere atto, ecco, quando dicevo la buona politica, che la Regione Campania ha istituito proprio la settimana scorsa una commissione speciale per le aree interne. Questo diciamo è una notizia allora. Sì. Perché diciamo, ancora, molti ancora non hanno, diciamo così, non hanno avuto conoscenza, incidentalmente noi ne abbiamo avuto conoscenza. E questa commissione creata dalla Regione proprio perché deve attenzionare tutte le criticità che esistono nelle aree interne, non solo della provincia di Caserta in generale, tra cui anche quella di vedere come riscrivere un po' queste le aree pilota, che sono praticamente poi le aree che di fatto riceveranno tutti quelli che sono i benefici da qui al prossimo futuro. Ecco, per esempio, noi abbiamo l'esempio lampante, abbiamo dei posti meravigliosi come Bocca della Selva, invidiata da tutta la regione, forse anche oltre la regione. Però da anni si fanno questi progetti, si parla, poi non decollano mai. È proprio legato, secondo me, proprio all'effetto politico negativo in questo caso, no? Ma allora, per quanto riguarda questa questione, in effetti il problema c'è. Devo dire però che dopo la denuncia fatta dalla televisione, no, che siamo andati lì, che hanno chiamato me come esperto, sono arrivati una serie di soluzioni. Semplici soluzioni a problemi complessi. Ora io dico sempre, lo dico ai miei alunni, ai miei studenti, soluzioni semplici a problemi complessi significa che o non si è capito il problema o la soluzione è sbagliata. Ora è chiaro che chi vuole in qualche maniera avere un tornaconto di visibilità tira fuori dal cappello il coniglio, però in realtà alla fine tutto questo fa del male al territorio, perché non si ottiene il risultato. perché non si ottiene il risultato. Non solo, c'è ancora di più da considerare ed è questo. Io direi, lo dico anche da ex politico, no? Direi ai Lo ricordiamo ai politici che nostri sono. telespettatori che il professore Raccio è stato anche sindaco di Sono Gioia stato Salina sindaco di Gioia per Salina una per legislatura. una legislatura. Allora dico ai sindaci, alle amministrazioni in generale, che è quella di controllare il proprio territorio a livello ambientale, perché noi non lo sappiamo, o comunque molti non lo sanno, ma noi abbiamo alcune aree del nostro territorio, sia del parco sia limitrofe al parco, che sono degli sversatoi di rifiuti tossici, pericolosi, di rifiuti che hanno speciali. E allora gli amministratori, se vogliono fare una buona amministrazione, no, per il loro territorio, perché per questo vengono eletti, controllassero bene e meglio il loro territorio. Perché si comincia da questo, uno sviluppo economico. Vi faccio un esempio banale. Adesso i social hanno un potere enorme. Io sono un cittadino di Napoli, voglio venire a fare una gita qui sul Matese. No? Mi informo attraverso un social su dove posso andare e via discorrendo e trovata discarica abusiva. Ma certo, è Trovo, negativo. ecco. Tutto questo fa male. A quel punto io dico no, vado da un'altra parte. Allora, gli amministratori facciano questo, controllino il territorio, lo controllino bene e ben venga una cabina di regia, perché la cabina di regia che deve unire tutte le istanze che vengono dal territorio e farle diventare quello che è un grande progetto di sviluppo economico.
Ma se ognuno si alza la mattina e dice ho trovato io la soluzione, siamo punta da capo. Che impatto potrebbe avere il recovery plan sul parco nazionale, visto che prevede molti contenuti e molte risorse per quanto riguarda l'ambiente? Anzi, l'ambiente è fra le priorità, almeno a leggere Sì. superficialmente il programma, diciamo il progetto. Ricollegandomi un po' a quello che dicevamo prima, e quindi la capacità adesso di fare sinergia tra le associazioni, le amministrazioni e di tutti gli stakeholders a vario titolo, diciamo, legati a questo territorio, diventa fondamentale, anzi necessario, diciamo, se prima era un qualcosa che si poteva anche, come dire, trascurare, oggi diventa purtroppo una strada senza ritorno, bisogna percorrere e basta, proprio alla luce del fatto che le risorse che il Recovery Plan destina di per sé a quelli che sono alcuni strumenti essenziali per le nostre aree, che vanno dalla digitalizzazione al dissesto idrogeologico, alla viabilità, alla sanità, alla didattica, alla ricerca, insomma a tutta una serie di elementi che sono vitali per la nostra area. Però tutti questi momenti noi corriamo il rischio di perderli se le risorse a livello nazionale del Recovery Plan verranno destinate alle aree pilota, come si dice, individuate dalla strategia nazionale, perché se questo accade noi come Caserta saremo praticamente tagliati fuori e perderemo un'opportunità, diciamo, Per che l'ennesima non ci volta. si riproporrà. Ecco perché oggi c'è bisogno di fare veramente massa critica e, come diceva il professore prima, spogliarsi un attimo degli egoismi legati ai campanili e fare veramente un'unica foto, perché insieme possiamo così forse ottenere qualche Qualche risultato. risultato in più. Prego, la stessa Sì, domanda. ma guardi, assolutamente sono d'accordo sul fare un passo indietro e ognuno deve fare la propria parte e ci deve essere, come diceva prima anche il Presidente, una cabina di regia. È fondamentale. Per quanto riguarda invece la questione del parco, per quanto riguarda il recovery plan, no? Mi chiedeva, Sì. ecco, assolutamente sì, questo è un treno da non perdere. A non perdere, certo. Perché arriveranno fondi dall'Europa veramente in quantità ingenti. Quindi abbiamo la possibilità di creare lo sviluppo, il volano di sviluppo può essere il parco, può essere un'area protetta, il parco sicuramente lo è, per poter sviluppare tutte queste zone. O ora o mai più. Non avremo un'altra possibilità in termini finanziari. Questo è. Con la speranza che non, questi fondi poi non tornano indietro. Con la speranza che questi fondi non tornino, però Indietro cioè, non torneranno, noi li spendiamo, noi li spenderanno gli altri. spenderanno altri. Spenderanno gli altri. Bene, prima di chiudere vi ricordiamo l'interessante libro del professor Michelangelo, che è stato appena pubblicato, vi ricordiamo Management ed Economia dell'Ambiente per lo Sviluppo Sostenibile, edito da MR Editori. Innanzitutto dove si può comprare, dove si può Ma acquistare? guardi, in tutte le librerie. Quindi della nazione. Oltre a questo, chiaramente, se proprio devo fare è molto semplice andare su internet, su Amazon e si E prende, quindi o alla direttamente. Feltrinelli, dove credete meglio. Vuole aggiungere qualcosa? Ho avuto modo di leggere solo la prefazione prima che della presentazione, perché ho avuto modo già di vederlo il libro, e devo esprimere i complimenti al professore per diciamo, l'impostazione che è legata molto sì alla ricerca e quindi alla didattica, ma molto alla divulgazione di Alla alcuni divulgazione. concetti che sono molte volte, diciamo, legati alle realtà quotidiane, non solo per gli addetti ai lavori. Bene, la nostra trasmissione termina qui. Grazie a tutti voi che ci avete seguiti da casa, i nostri ospiti, il dottor Angelo Milo, presidente dell'Associazione Matese in Movimento, al professor Michelangelo Raccio dell'Università degli Studi della Campania, Luigi Vanvitelli, e naturalmente un grazie alla regia. Alla prossima sigla.